Consigliere Guccione, prego. Io credo che è l'ultimo punto all'ordine del giorno, ma ritengo il punto più importante, perché nella storia degli ultimi 15 anni, forse oltre 15 anni, la questione dei rifiuti nella nostra regione è stata protagonista di un sistema che non ha funzionato, che ha drenato risorse importanti. 1,05 miliardi di euro è costato il commissariamento, cioè 2,000 miliardi e passa di vecchie lire. E oggi sono questi i risultati. Ricordava il consigliere Ossomarso nel 2013 la proposta di proroga, anche se fino a maggio c'è stata la fase, diciamo, di prosecuzione dell'ufficio del commissario attraverso la contabilità straordinaria, e anche lì dopo 2 anni è chiaro che se non abbiamo un metodo il problema esplode, e quindi commissariamento, 2 anni di proroga della giunta Scopelliti, noi siamo oggi ancora in una fase di grande emergenza. Io vorrei ricordare a tutti quanti voi che quest'estate non è imploso il sistema perché abbiamo portato i vari rifiuti in Toscana, in Campania, e non so quanto, diciamo, ci è costato tutta questa situazione. Noi abbiamo una forte criticità. Qui si misura, diciamo, la capacità di una classe dirigente a dare una soluzione a questo problema. Perché se noi ci riproponiamo con la solita proroga dei 2 anni, più, perché nelle linee guida è previsto fino al 2018, non si può estendere fino al 2018 perché il parere finanziario non è prevedibile alla copertura della spesa per il 2018, se noi riproponiamo tale e quale un programma che è uguale a quelli del passato, noi rischiamo che anche qui rischiamo di un'implosione tra 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 del sistema dei rifiuti. Dove si è sbagliato in questi anni? Non in una vicenda ideologica tra privati e pubblico. Il problema va risolto attraverso una forte integrazione tra il pubblico e il privato. Dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo fallito, facciamo un discorso complessivo, io evito di fare il discorso delle responsabilità, se nel fatto che le buone intenzioni non si sono tradotte in scelte. Anche qui nel programma e nelle linee guida, io ho avuto modo di discuterne anche in commissione, pur non facendone parte, sono venuto a 2 commissioni, e c'è troppa discrezionalità e non c'è uno stringente cronoprogramma che costringe la politica e la struttura e il dipartimento a rispettare i tempi, e non c'è nessuna sanzione, perché poi noi ci mettiamo noi la faccia. Vai a spiegare al calabrese che il Dipartimento non è stato solerte a rispettare i tempi quando si trova l'immondizia sotto casa. E noi con questo provvedimento, che è un provvedimento, diciamo, molto pesante, perché 2 milioni di metri cubi di più, nelle linee guida ci sono 2 alla fine, all'ultima pagina, si dice: in questo periodo transitorio caratterizzato dalla presenza degli impianti di trattamento meccanico biologico si stima una necessità di circa 2 milioni di metri cubi in più. E si dice poi, nell'ultimo paragrafo, che dobbiamo fare una ricognizione delle discariche pubbliche realizzate e mai entrate in esercizio. Quindi la riapertura di ulteriori discariche. Ci può stare tutto questo, ma ci deve essere
un percorso che sia verificabile, un percorso nel quale chi sbaglia paga, e non arrivare qui fra 2 anni e mezzo e fare di nuovo mea culpa e ci ritroviamo punti a capo. Ci può anche stare, e io sono, siccome sono uno che si assume le responsabilità, non sono come qualche consigliere regionale che cavalca la folla e dice no alla proroga, no alla discarica dei rifiuti, perché per il proprio orticello. Sono qui a manifestare l'esigenza di una modifica del provvedimento che vada nella direzione di stabilire un cronoprogramma stringente con una verifica in Consiglio regionale, semestrale, perché su questa questione non possiamo sbagliare e dobbiamo creare il giusto clima anche nel Dipartimento, perché la politica ci mette la faccia, ma anche il dirigente del Dipartimento deve essere consapevole di dare conto non solo alla Giunta, al Consiglio e ai calabresi su questa questione. Io ritengo fondamentale una modifica in questa direzione, altrimenti io questo provvedimento non lo voterò. Passiamo, Presidente, all'esame del prego, consigliere Cuccio. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, se si accetta il fatto che viene emendata nel modo in cui il Consiglio regionale viene messo nelle condizioni ogni 6 mesi di avere un'informativa da parte della Giunta sul cronoprogramma e in quella sede adeguare gli interventi rispetto alle novità che possono accadere, a quel punto il mio voto contrario si trasforma in voto favorevole. Ovviamente nel coordinamento formale dovrebbe essere aggiunto. No, la proposta non solo è accettata, ma è ben accettata, perché credo che avere anche da parte del Consiglio regionale l'esercizio di un controllo sul monitoraggio è uno stimolo anche per il complesso, diciamo, dell'azione che mettiamo in campo, oltre che per la Giunta regionale, naturalmente. Allora, questo è il parere della Giunta. Allora, poniamo in votazione la proposta di emendare questa legge aggiungendo in calce alla legge, diciamo, un ultimo articolo in cui scriviamo questa cosa che è stata illustrata e condivisa dalla Giunta.